Facciamo un applauso a Matteo Salvini che è arrivato, eccolo qua. Matteo. Eccolo qua. Ma siamo in Veneto o dove siamo? In Lombardia. Applausi. Eccolo qua. Lui è saluto. Grazie. Grazie a tutti e grazie per il sostegno e per la pazienza che avete sempre dimostrato. Come avete visto ci abbiamo messo tanto impegno in questi anni sulla sanità, è una grande sfida, sono 9 miliardi di euro all'anno di budget sanitario, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno in Veneto. Sei grande. E la sfida che abbiamo voluto sposare è quella di avere la sanità numero uno. Dopo c'è sempre qualcosa che va storto su 80 milioni di prestazioni, però quei che se la mettono in continuazione della sanità, io do solo un consiglio: mi consegnano la tessera sanitaria e mandiamo a curarsi in Calabria. Grazie, grazie a tutti. Grazie. Grazie mille Luca Zaia, il nostro governatore che tanti successi ha portato alla nostra regione e anche alla nostra Lega Nord, Lega Veneta. Passiamo quindi la parola al nostro segretario federale, il nostro capitano, quello che ci condurrà, speriamo, a fare una bellissima battaglia per le prossime elezioni politiche. Passo la parola a Matteo Salvini. Matteo! Facciamo sentire che siamo in Veneto. Facciamo sentire che siamo a Vicenza. Grazie a tutti, è stata una bellissima giornata, è cominciata presto stamattina al Vinitaly. Però ne è valsa la pena, ne è valsa la pena. Ma parlare con i nostri imprenditori, con gli imprenditori veneti, gli imprenditori lombardi, io l'ho fatto questa settimana sia al Salone del Mobile a Milano che al Vinitaly oggi, mi chiedono: non rompeteci le scatole con la burocrazia, fateci pagare meno tasse, noi riempiamo i prodotti veneti e italiani tutto il mondo. Non abbiamo niente da invidiare a nessuno, dobbiamo semplicemente essere messi in condizioni di gareggiare ad armi pari, e quindi lo faccio volentieri. Io spero che il modello di buon governo di Luca Zaia possa essere riproposto in tutte le regioni italiane e anche a livello nazionale, perché se tutta Italia fosse amministrata col criterio con cui si governano il Veneto e la Lombardia, risparmieremmo una fraccata di miliardi. Ovviamente non solo di quattrini parliamo. Il 25 aprile, quindi fra 15 giorni, abbiamo deciso di festeggiare San Marco a Verona e aspetto tanti di voi per pretendere la legittima difesa sempre e comunque per tutti. Qua c'è Zancan che ho il piacere di conoscere. Dov'è? Eccoli. Siamo tutti disarmati stasera, perché qua non c'è da aver paura di nessuno. Ma un paese non è libero se non è sicuro. Se uno non può tirare su la saracinesca del suo negozio la mattina, se uno non può dormire calmo con i suoi figli in camera da letto la notte, e c'è qualcosa che non funziona. E il nostro modello, lo ripeto, non è il far west degli Stati Uniti dove vai in negozio all'Onigo e ti compri la pistola. Il mio modello è molto più normalmente e tranquillamente la Svizzera, dove su 8 milioni di cittadini ci sono 4 milioni di cittadini armati che con l'arma la sanno usare. Ad esempio, e questa è una proposta che la Lega porterà avanti quando ci rimanderete al governo, reintroducendo 6 mesi servizio militare, servizio civile per le nostre ragazze e i nostri ragazzi, perché un corpo come quello degli alpini che sfilerà a Treviso il 13 maggio non può essere consegnato ai libri di storia.
Io voglio che la tradizione degli alpini e delle penne nere torni a splendere nelle nostre vallate, essere educazione, comunità e spirito di convivenza e di sacrificio. Ebbene, in Svizzera però 3 settimane ogni anno ti richiamano e ti reinsegnano quello che ti hanno insegnato l'anno prima. E quindi i delinquenti sanno che in una casa su 2 a Zurigo, a Chiasso, a Losanna o a Lugano c'è una persona armata che quell'arma la sa usare. E guarda caso il tasso di criminalità in Svizzera non è neanche lontanamente paragonabile a quello che c'è dalle nostre parti. Quindi la difesa legittima è l'ultima delle scelte, però se sono costretto a difendere me stesso, la mia vita, la vita di un dipendente o quella di un mio caro e devo ricorrere alla difesa, pretendo di non essere né indagato né processato né condannato a risarcire i parenti del delinquente, perché se il delinquente si fa male sono cavoli suoi, invece di fare il ripinatore facesse l'operaio rischia un po' di meno. Questo è quindi il mio sogno, un paese normale dove non serve il porto d'armi. Però ragazzi, avete visto la cronaca di queste ore? Stanno inseguendo sto disgraziato per tutta l'Emilia Romagna e poi vai a vedere, è già stato in galera e doveva essere espulso nel 2010. Solo che quando è uscito di galera lo Stato italiano gli ha messo in mano il foglio con scritto espelliti da solo. Immaginate che fine ha fatto questo foglio. Ieri c'era uno che alle 7 della mattina girava per Viale Monza a Milano col coltello, i poliziotti sono intervenuti per bloccarlo, hanno dovuto sparargli alle gambe, hanno fatto bene perché altrimenti hanno evitato altri danni, altri feriti. Ma quel tizio lì era sbarcato a Lampedusa ed era già stato arrestato 5 volte e così ci faceva spasso per Milano. Quello che ha fatto l'attentato a Stoccolma questa settimana era un richiedente asilo. E poi mi dicono no, ma non collegare l'immigrazione con la delinquenza, l'immigrazione col terrorismo. No, gli attentatori sono tutti o vicentini o veronesi, i rapinatori sono tutti o vicentini o veronesi, è pieno di vicentini nei campi rom. Come no, a voglia. E quindi noi vogliamo un po' di serenità, un po' di tranquillità, star tranquilli, lavorare in maniera serena. Io ci metterò l'anima perché per la prima volta nella storia, quando Luca e Roberto lo decideranno, i Veneti e i Lombardi possano votare finalmente per la loro autonomia, e penso che la siate strameritata e sta guadagnata. E il bello, prima di venire qua sono andato a registrare una trasmissione a TV a Vicenza che va in onda mercoledì sera, il bello, a differenza di qualche anno fa, è che queste parole io le posso portare a Vicenza, a Brescia, a Cuneo, ma c'è anche un'altra parte del paese dove finalmente forse si stanno rendendo conto che devono cominciare a tirarsi sulle maniche e a ragionare con la loro testa e a liberarsi dalla mafia, dalla camorra, dall'andrangheta, dai falsi invalidi, dai falsi forestali. Quindi ieri ho fatto Torino, Acquiterme, Asti, Alessandria, oggi Verona, Padova, stasera Lonigo, domani sera sono a Bari, perché io sono stufo di vedere migliaia di ragazzi italiani dal nord e dal sud che devono scappare all'estero per cercarsi un lavoro e mettere su famiglia, e io li vorrei tenere qua questi ragazzi, a Vicenza come a Bari, dar loro un'opportunità di crescita, di sviluppo. E quindi vediamo, io sono testone, sono testardo e quindi voglio vincerla questa battaglia. Anche perché l'11 giugno se si vince a Verona, se si vince a Padova, ma se si vince anche in altre città amministrate dalla sinistra da troppo tempo, a Genova, a Como, ad Alessandria, a Parma e a Piacenza, il governo Gentiloni va a casa dopo un quarto d'ora e andiamo finalmente a votare per rinnovare il Parlamento anche a livello nazionale, perché non so voi, ma io di vedere la Boldrini non ne posso più. Di vedere la Boldrini che parla a nome mio non ne posso più. Basta. Le facciamo gestire un campo profughi, visto che lei è tanto affezionata. E ho una pompa di benzina, ma secondo me fallisce dopo un quarto d'ora quella pompa di benzina lì. Visto che
a sinistra sono buoni con i soldi degli altri, con la benzina degli altri, però se regali la benzina a tutti e regali le case popolari a tutti, poi non è che tu vada molto lontano. Quindi è questo il ragionamento. Le proposte della Lega non le stiamo inventando, ma le stiamo a volte copiando. Sulla rivoluzione fiscale che abbiamo in testa, a proposito, se qualcuno poi o stasera o domani in ufficio, a casa, in azienda, in università vuole approfondire, vi suggerisco un sito semplice, tassaunica.it, quindi non è lungo, e ci sono numeri, cifre, percentuali. Qual è la nostra scommessa? Invece della giungla fiscale italiana, per cui ciascuno di voi adesso per andare a fare la dichiarazione dei redditi deve prendere lo zaino per andare al commercialista e iniziare a mettere dentro bolli, controbolli, ricevute, e l'ospedale, l'asilo nido, e scarico, e ricarico, e l'IVA, e la deduzione, e la detrazione. 40 paesi al mondo che sistema fiscale hanno? Al 31 dicembre tu mi dai il 15% di quello che hai incassato quest'anno. Non una lira di più, non una lira di meno. Così è conveniente per tutti pagare le tasse, perché qua dentro la stragrande maggioranza di voi, se va bene, paga il 40, il 50, o se fa impresa paga il 60 e fino al 70%. E se lo Stato ti porta via il 70% e tu non ce la fai a pagare il 70%, non è evasione fiscale a volte, è legittima difesa per sopravvivere e portare a casa il pane per i propri figli e pagare il proprio dipendente. Mentre invece se lo Stato, e poi dicono c'è l'evasione fiscale, e grazie, mi chiedi il 70%, ma ammazzi. Pensate se invece di chiedere il 70% sono sempre di meno quelli che riescono a pagare, perché chiudono le aziende, chiudono le partite IVA, chiudono i negozi, e quindi chiedi sempre di più a sempre meno gente. Pensate se invece di chiedere il 60% io Stato faccio un accordo con voi di cui mi fido e vi dico di quello, non di quello che hai fatturato, perché magari fatturi ormai manco ti pagano, ma di quello che hai incassato mi dai il 15% in contanti subito, e allora sì, se qualcuno evade ancora le tasse lo metto in galera e butto via la chiave, lo tengo dentro per 3 anni perché mi prende in giro, ma ti chiedo il 15%, non il 60%. E ovunque abbiano applicato questo principio di normalità, lo Stato incassa di più perché la gente corre a pagare piuttosto che rischiare. Faccio 2 conti, pagare le tasse non è bello, come diceva qualche fenomeno di sinistra, non vedo Stacchio che dice non vedo l'ora di pagare le tasse, che bello, finalmente il 7.30, il 7.40, speriamo che mi arrivi Equitalia, perché è bello avere Equitalia in azienda, l'agenzia delle entrate. Ecco, a proposito di scommettere sulla buona fede del cittadino, bisogna anche cambiare completamente prospettiva. Ad oggi, se lo Stato decide che tu sei brutto e cattivo, non ti mollo fino a che non mi paghi almeno un terzo della sanzione in anticipo e poi ti giustifichi, perché devi essere tu a dimostrare che non mi hai fregato. In un paese normale, democratico e liberale, io ho ragione ed è lo Stato al massimo a dovermi dimostrare che io ho torto. No, sono io contribuente che devo chiedere allo Stato come usa le tasse che all'Onigo gli mandiamo a Roma e che spariscono sistematicamente. Non è lo Stato che deve mandarmi in negozio all'Onigo l'accertamento per chiedermi come uso. Ma mi pare normale che ci sia il limite all'uso del denaro contante, e che se qualcuno di voi va in banca deve giustificare perché preleva i suoi soldi dal suo conto corrente. Ma neanche a Cuba, ma neanche in Unione Sovietica, sono i miei soldi, è il mio conto corrente e devo venire a giustificare a te perché ho bisogno di usare quei soldi? Non è possibile, ma perché qua c'è lo Stato centrale che decide tutto e ci sono i sudditi sotto che si devono adeguare. Strumenti di tortura fiscale come lo spesometro e gli studi di settore da cancellare con un tratto di penna in 3 minuti, perché non servono più assolutamente a un fico secco. Quindi torniamo a scommettere sulla libera impresa. Io non sono di quelli che più poveri ci sono meglio è. 5 Stelle, io mi sono studiato il reddito di cittadinanza. Non so se qualcuno di voi è andato a leggere che cos'è il reddito di cittadinanza. Ve lo riassumo in 30 secondi. Dal mio punto di vista è una fregatura colossale. Reddito di cittadinanza, devi avere un ISEE non superiore a 6.500 euro. Quindi vuol dire che se hai un monolocale o 30.000 euro sul conto corrente, sei fottuto. Se hai ereditato il bilocale dalla nonna,
sei fuori parametro. Ma non solo, reddito di cittadinanza va a togliere tutti gli altri ammortizzatori sociali, ad esempio la cassa integrazione. E il reddito di cittadinanza è esteso anche a quelli che non hanno la cittadinanza italiana. Tradotto, il cassintegrato di 50 anni di Lonigo, la cui azienda ha chiuso e che ha 30.000 euro sul conto corrente, un bilocale a Lonigo, perde la cassa integrazione e con i suoi saldi lo Stato garantisce 800 euro al mese a uno che è arrivato 3 anni fa, che lavora in nero e che ha 18 figli. Non si chiama reddito di cittadinanza, si chiama reddito di invasione, perché sarebbe l'ennesimo incentivo ad arrivare in Italia, perché ti danno la casa popolare, il bonus bebè, e arriva Grillo e ti danno pure 780 euro al mese per non fare niente. Se qua c'è qualche fesso che domani si alza la mattina per andare a lavorare per meno di 780 euro al mese, ragazzi, avete sbagliato vita o avete sbagliato paese, siete cresciuti sulla sponda sbagliata del Mediterraneo. E pensate che lo dico perché settimana scorsa parlavo con un missionario che fa veramente solidarietà in Africa e mi diceva: Salvini, io certe cose non lo posso pubblicare, però tu le sai benissimo, visto che lo Stato italiano spende 4 miliardi per disseminare di finti profughi alberghi di mezza Italia, tu sai che con quei 4 miliardi noi missionari in Africa aiuteremmo milioni di bambini a non scappare, a stare meglio nella loro terra, con pozzi d'acqua, strade, scuole, ospedali? E mi diceva: ma perché il governo fa così? Don, schei, perché quei 4 miliardi non finiscono a quei disperati là, che mangiano e bevono e guardano la televisione. Quei 4 miliardi stanno arricchendo centinaia di false cooperative a cui sì, io manderei la guardia di finanza in ufficio dalla mattina alla sera a verificare quei bilanci. Non è generosità, so schei. Quello, quattrini, quindi aiutare chi scappa dalla guerra sì, passare per fessi no, controllare i confini, e dico gli altri sono cattivi, la Svizzera controlla i confini, l'Austria controlla i confini, l'Ungheria controlla i confini, la Francia controlla i confini, pensate che scemi tutti questi qua che controllano, noi invece sì che siamo un paese furbo, noi li andiamo a prendere a casa loro. Fra un po' ci saranno le divise della Marina Militare Italiana che sbarcano a Tripoli e citofonano: signora, vuole mandare suo figlio in Italia? Tanto almeno per un annetto e mezzo nel Vicentino posto c'è, l'altipiano, è un bel paese, poi se gli danno gli spaghetti con ragù e non le vanno bene blocca una strada e così gli mangiamo le lasagne o gli diamo 2 bigoli, e i bigoli mi sembra che siano da un'altra parte, quindi dare a tutti nei limiti del possibile. Io sono orgoglioso della legge di Regione Veneto che sancisce un principio normale: siccome non c'è tutto per tutti, per avere una casa popolare devi o lavorare o essere residente in Regione Veneto da almeno 15 anni. Mi sembra giusto. Le case popolari prima i veneti. È una roba così strana. Oggi ero a Padova a fare un incontro con Massimo Bitonci, eravamo alla stazione. Non so quanti di voi conoscano la stazione di Padova. Ho trovato il primo italiano dopo mezz'ora, ma non il primo padovano, il primo con un tratto somatico occidentale. C'era un condominio da cui ci seguivano via Nino Bixio, si affacciavano, io a un certo punto iniziavo a essere preoccupato, non ce n'era uno di... Dico, speriamo che non abbiano il pentolone di acqua bollente, perché magari da certe parti si usa così e l'acqua bollente sulla capoccia ti fa male. Ma questo per dire che ovviamente si scherza, solo un cretino distingue l'essere umano in base al colore della pelle o discrimina l'essere umano in base al colore della pelle. Però quando in un condominio siamo in 10 e arrivano 2 ospiti, la convivenza è bella, ci si conosce, si apprezza una cucina diversa, dei profumi diversi, una musica diversa, modi di vivere diversi. Quando nel condominio dove siamo in 10 gli ospiti iniziano a essere 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, poi l'ospite a Lonigo siamo noi e quindi la raccolta differenziata non esiste, quindi casino dalla mattina alla sera, quindi le spese condominiali non si pagano, lì non è generosità,
lì è suicidio. Quindi sull'immigrazione bisogna mettere dei limiti, delle regole, del rispetto, dei numeri, altrimenti è il caos. Altrimenti è il caos in stazione a Padova, ma in stazione ovunque. Quindi sono questi i principi che ci fanno alzare la mattina e lavorare. Vedo qua tanti sindaci e fare il sindaco è il mestiere più difficile del mondo. Io però sono orgoglioso, fate un applauso ai sindaci della Lega che ci fanno un mazzo. E dicono i no che devono dire. E poi abbiamo delle idee. Mi riprometto di non fare in futuro gli errori che abbiamo commesso in passato, quindi mi impegno davanti a voi a non reimbarcare quelli che ci hanno fregato una volta: Alfano, Fini, Cicchito, Casini, Verdini. No, abbiamo già dato Tosi, chietto, quello che canti dalla moglie. Dai, siamo seri, parliamo di cose serie, non parliamo di barzellette. E un dato su cui dovremo lavorare e che mi fa impazzire, probabilmente il peggior dato del 2016, al di là della disoccupazione, giovanile, la chiusura delle aziende, chiudono 150 aziende al giorno, il dato peggiore del 2016 è quello dei bimbi nati. In Italia noi siamo tornati indietro al 1861, sono nati 470.000 bambini in Italia, è un dato che così negativo non c'era da 150 anni. La popolazione invecchia, 150.000 italiani sono andati all'estero per lavorare, in cambio ne abbiamo fatti sbarcare 180.000 di meno italiani, quindi capite che se le culle sono vuote, i nostri trentenni scappano e sbarcano ventenni col cappellino e il telefonino, nel giro di 3, 4, 5 anni l'Onigo non è più l'Onigo e Vicenza non è più Vicenza. E quindi bisogna cercare di tornare a riempire queste culle. E perché la gente fa meno? Chi sotto questo tendone ha più di 3 figli? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 eroi, un applauso a questi 10 eroi, hanno vinto una pacca sulla spalla. Però quanta gente c'è sotto questo tendone? Se avessimo fatto questa domanda 20, 30, 40 anni fa, quante mani si alzavano? 10. Quanti hanno il figlio unico e vorrebbero magari regalargli il fratellino o la sorellina, ma non se lo possono permettere? Per il latte in polvere, per i pannolini, perché non hai più i nonni, perché l'asilo nido. Ecco, partiamo da questo. Perché in Francia fanno quasi il doppio dei figli rispetto all'Italia? Perché l'asilo nido è pubblico e gratuito per tutti i bimbi fino a 2 anni. E se lo fanno in Francia, perché non possiamo farlo anche in Italia? Dove vado a prendere il 1.200.000.000 di euro che servirebbero quest'anno per rendere gratis l'asilo nido a chi lo sta pagando? Ad esempio copiando dall'estero, togliendo dalle strade, regolamentando e tassando la prostituzione come fanno paesi più civili del nostro. Porti a casa 1 miliardo da là e lo usi per riempire le culle. Non è un'idea geniale, basta copiare, basta andare in Austria. Non so, ecco, magari aumentano un po' le tariffe, però gli applichiamo la tassa unica al 15% e quindi possono riabbassare le tariffe. E quindi è tutto un sistema virtuoso che fa circolare denaro. Perché è quello. E quindi grazie, perché non è scontato che domenica sera ci sia tanta gente sotto questo tendone. Non so perché stasera in televisione magari non davano niente, no, parlando con le stelle cos'era ieri, quindi non so cosa c'è la domenica sera. C'è partita, cosa c'è? Lazio-Napoli, il Milan ha già vinto oggi pomeriggio, 4 pere al Palermo, squadrone proprio. Sabato abbiamo il derby cinese, giocano a mezzogiorno e mezza così vedono la partita in Cina, vi rendete conto di come siamo messi male? Oggi ne scherzavo con un produttore della provincia di Treviso, con un produttore del Prosecco che mi diceva: Salvini, fateci lavorare, vai al governo, andate al governo, non vogliamo soldi, non vogliamo regali, non vogliamo 80 euro, è l'altro fenomeno che regalava 80 euro. Qua c'è qualcuno a cui sono arrivati 80 euro e poi ve li ha chiesti indietro con gli interessi.
Troppo. Noi non abbiamo 80 euro da regalare, abbiamo da promettere onestà, serietà, sacrifici, a partire da chi fa politica, e la Regione Veneto è quella che per la politica costa meno ai cittadini in tutta Italia, altro che vitalizi e contro vitalizi. Qua la pulizia si è già cominciata a fare da un bel po' di tempo. Questo imprenditore mi diceva: lasciateci lavorare e possibilmente difendeteci dal falso, dalla truffa. Il falso Made in Italy ci costa ogni anno 60 miliardi di euro, le sanzioni contro la Russia ci costano 5 miliardi di euro all'anno, e ditemi voi se è sensato in questo momento sanzionare un paese come la Russia, che è stata la prima a partire contro il terrorismo islamico in Siria. Quindi vedete che ci sono cose che non sono tanto normali. D'altronde è un periodo in cui anche dire buona Pasqua potrebbe offendere qualcuno, e quindi bisogna andare... Oggi ho visto Berlusconi che diventa vegano, e io a pranzo mi sono fatto una bella bistecca per festeggiare, perché al Vinitaly da vegano non avevo grande futuro. Poi, per carità di Dio, la tutela degli animali è importantissima, però giustamente c'era l'associazione dei produttori e dei commercianti di carne che diceva: ma come, noi ti diamo miliardi di euro in pubblicità su Canale 5, Rete 4 per la carne, e tu mi diventi vegano a Pasqua? Però vabbè, ognuno, per carità di Dio, io sono rispettoso, uno può essere vegano, vegetariano, ma questo vale anche quando andremo al governo. Lo Stato non deve entrare in negozio, men che meno deve entrare in camera da letto. Ognuno in salotto, in camera da letto, fa quello che vuole e con chi vuole. Non mi interessa, anzi, discriminare qualcuno in base alle scelte di vita, all'orientamento sessuale, è una follia. Ognuno è libero di vivere la sua vita al fianco di chi vuole e come vuole. Da qua però a far passare per il futuro una follia assoluta come le adozioni gay, l'affitto dell'ovulo, dell'utero e la compravendita dei bambini al supermercato, ce ne passa. Quindi finché campo, io ritengo che il bambino abbia diritto ad avere una mamma e un papà. E piuttosto un governo normale rende più veloci e meno costose le adozioni per le migliaia di coppie italiane che stanno aspettando da anni di adottare un bambino e non hanno 40.000 euro da spendere. Quindi non la faccio troppo lunga, perché altrimenti esauriamo quello che c'è da fare. Riforme della giustizia, sì. Non si può chiudere un'azienda in Italia e aprirla in Bulgaria, come ha fatto un mio amico, perché là, a parte la tassa unica al 10%, i rimborsi IVA, se si hai un credito IVA in Bulgaria, te li danno a 90 giorni. Qua chi ha un credito IVA aspetta 90 anni probabilmente, piuttosto che 90 giorni. Quindi perché? Perché la giustizia in italiana funziona come funziona. Il 25 aprile a Verona, insieme a noi e spero insieme a voi, ci sarà anche un giudice che ha avuto il coraggio di dire quello che tutti pensano: se lo Stato non mi difende, mi difendo da solo. Se lo Stato non è in grado di difendermi, ho il diritto di difendermi da solo. Solo a Treviso poteva lavorare un giudice così. Non so per quanto ancora lavorerà il Tribunale di Treviso, anche perché l'hanno convocato a Roma per fargli un processo, quelli dei giudici. Sapete che giorno l'ha convocato? Il Giovedì Santo. Non è un bel segnale. L'hanno convocato a Roma giovedì 13, se ce lo rilasciano il 25 aprile viene a Verona per chiedere un po' di serenità e per festeggiare San Marco, visto che il presidente dell'Associazione Nazionale Partigiani ha detto: no, Salvini non può fare una manifestazione il 25 aprile perché il 25 aprile è nostro. Come nostro? Ti sei comprato il 25 aprile, dal calendario hai estorto il 25 aprile. Saranno manifestazioni di gioia, di serietà e di normalità, e quindi sono benvenuti anche i partigiani, e benvenuto chiunque voglia far vivere tranquillo suo figlio in questo paese. Quindi io spero che domani voi portiate in azienda, in ufficio, in negozio, a scuola un messaggio che cambiare si può. E chiudo con questa riflessione: cambiare si può. Quanti ne conoscete che sono rassegnati e non ci credono più e sono delusi e sono incazzati? E domani, se gli dite, io ieri sera ero a sentire Zaia e Salvini e Lonigo, e vi dicono: sì, magari parlano anche bene,
È che là è Zaia, è bravo, e Salvini sì, sembra meno grasso di come pare in televisione e parlano bene, c'ha ragione, però tanto la legge Fornero non la cambi, l'immigrazione non la blocchi, le tasse non le abbassi perché parlano tutti bene, poi vanno a Roma, ci fregano tutti quanti, eccetera, eccetera, eccetera. Io ho una faccia e questa è l'ultima occasione, perché fra 3, 4, 5 anni, se perdiamo altro tempo, a decidere per Vicenza non saranno più i vicentini, a decidere per l'Italia non saranno più gli italiani, ma sarà qualcun altro. Io sogno un paese che premia chi lavora bene e punisce chi lavora male. Io sogno un paese dove chi ha distrutto due gioielli come Popolare Vicenza e Veneto Banca finisce in galera, dove chi ha truffato i risparmiatori Popolare Vicenza e Veneto Banca finisce in galera e gli vengono sequestrati i beni e anche le mutande, e non vai in vacanza a Cortina con i soldi che hai rubato ai vicentini andando in televisione a fare il fenomeno. E o ti pigli sta minestra o salti la finestra, ti do il 15%, se no picche. Vogliamo i nomi di chi ha avuto i soldi e non li ha restituiti, in Popolare Vicenza, in Monte dei Paschi di Siena, in Banca Etruria. Vogliamo i nomi, perché io sono sicuro che fra quei nomi ci sono amici degli amici, ci sono parenti, ci sono cugini, ci sono amici di partito. Io quando vedo alcuni di questi truffatori, perché questo è il termine, truffatori, pontificare in televisione o sui giornali, mi vergogno. Negli Stati Uniti quelli che hanno truffato migliaia di persone sono stati condannati a 50 anni di galera, e qua vanno a fare i fenomeni in giro, dovrebbero aver vergogna e non farsi più vedere per le strade della provincia di Vicenza, dovrebbero avere il pudore di andare da un'altra parte. E in Italia invece è così, figli di un dio minore, i risparmiatori veneti, perché qualcun altro da qualche altra parte è stato aiutato dal denaro pubblico, qualcun altro è stato salvato perché probabilmente era più amico degli amici. E da dove arriva il disastro? Guarda caso, anche in questo caso, da Bruxelles e dalla direttiva europea sul bail-in. Non siamo a Genova, se no una direttiva che si chiama bail-in avrebbe fatto intuire che c'era dietro la fregatura. Ma una direttiva europea che ti dice che per la prima volta nella storia se salta una banca paga il risparmiatore e non paga chi ha truffato, vi sembra una direttiva normale? E questo vale per la direttiva Bolkestein che mette a rischio tutti i nostri posti di lavoro sulle spiagge e nei mercati, vale per la politica agricola comune. Se c'è qualche agricoltore, tenete ben presente che questi geni di Bruxelles, nella politica agricola comune che entrerà in vigore l'anno prossimo, sapete che finanziamento hanno messo, Luca? Hanno messo un finanziamento anche per le aziende agricole che, essendo in difficoltà, avranno dei posti per ospitare i profughi. Ti rendi conto? Cioè, hai dei problemi e invece di aiutarti sostenendo il tuo prodotto, sostenendo il tuo grano, sostenendo la tua ortofrutta, sostenendo il tuo latte, ti do dei soldi se in azienda agricola invece delle vacche ti becchi i bipedi che non producono latte, peraltro. Non... Se l'Europa è questo e ci costa 8 miliardi all'anno, io vi giuro che quando andiamo al governo o l'Europa cambia queste regole o meglio soli che male accompagnati e mogliamo questa gabbia di matti. E mogliamo questa gabbia di matti che ci costa 8 miliardi all'anno e in cambio ci riempie di immigrati. Ma di cosa stiamo parlando? Quindi questo è la prima, e questo chiudo, la prima legge che vado a cambiare, l'abbiamo detto da sempre, è una delle leggi più infami approvate dal Parlamento italiano, da tutti tranne che dalla Lega, e si chiama legge Fornero, che è una legge che ha rubato anni di vita, di lavoro, di pensioni, di speranza e di contributi a milioni di italiani. Quindi avete ben capito che c'è tanto da fare, ho bisogno di voi. Io, Luca, Eric, non sono io a salvare voi, non siamo noi a salvare voi, siete voi che dovete darci una mano. Noi da soli non andiamo da nessuna parte. Io posso andare da Vespa,
dalla D'Urso, posso farmi il fegato marcio ascoltando Librandi, posso fare di tutto, però se non c'è il popolo che ci crede, cambiare si può, sì, ditelo domani in negozio, in ufficio, cambiare si può, diamogli l'ultima chance, io so benissimo che è l'ultima volta che ci date fiducia. Oggi me l'hanno detto al Vinitali, Salvini, io non voto da 20 anni, se ci fanno votare ve la do la fiducia, l'ultima volta, o adesso o mai più. Lo so che è l'ultima volta che abbiamo la possibilità di cambiare, però guardate quello che sta facendo Luca in Veneto e ditemi se non sarebbe di portarlo a casa a livello nazionale. È questo l'obiettivo. È questo l'obiettivo, quindi ripeto, ieri il Piemonte, oggi il Veneto, domani la Puglia, martedì Bruxelles, mercoledì Roma, giovedì Milano, settimana prossima il 20 sono a parlare di agricoltura, di turismo, di commercio a Catania e poi sarò a Genova e poi sarò in Friuli e voglio vedere se riesco a unire questa penisola così lunga, così diversa ma così bella nel nome del lavoro, della sicurezza, dell'autonomia, del federalismo e delle lingue, delle culture locali, del cibo, della musica, del profumo, delle bellezze che abbiamo, perché siamo diversi. Se io stasera avessi esordito dicendo sono felice di essere qua a Verona, qualcuno si sarebbe incazzato. Se confondi Pisa con Livorno, se confondi Lecce con Bari, l'Italia è bella perché è diversa, aveva ragione Miglio tanti anni fa, se riusciamo a riconoscere le identità, le diversità, stiamo insieme, se decide tutto Roma o decide tutto Bruxelles, salta tutto quanto, quindi noi abbiamo il 70% del patrimonio museale, artistico, architettonico, abbiamo un mare incredibile, delle montagne incredibili. Chiudo con questa riflessione, la prossima volta che andiamo al governo, per la montagna a Roma viene a decidere gente di montagna e quindi le politiche della montagna vengono portate avanti da gente che è nata, cresciuta e vissuta in montagna, non in mezzo alla città. E basta, non pensavo ci fosse così tanta gente la domenica sera a Lonigo. Se voi non mollate potete contare sul fatto che io e nessuno di noi mollerà. Viva Vicenza, viva la Lega, viva il Veneto, buon lavoro, buona battaglia e andiamo a vincere perché ve lo meritate. Grazie a tutti, buona serata.